diamo inizio al nostro convegno. Voglio solo ricordare che purtroppo chi ha operato in prima persona per la realizzazione di questo importante convegno, la nostra Presidente, professoressa Maria Boiada Cerato, purtroppo oggi non può essere con noi perché immobilizzato a letto da una caduta accidentale. Non avremmo voluto essere assente a questo importante appuntamento e ci ha inviato un saluto suo attraverso la figlia Maria Teresa, a cui do immediatamente la parola per la lettura di questo saluto. Io sono appunto Maria Teresa Boenda, la prima delle tre figlie della signora Boenda, e avevo deciso di partecipare a questa giornata anche se vivo a Parma, per stare accanto alla mamma e anche perché nel 1962 ero liceale a Cuneo e sono stata, credo, tra le prime iscritte al circolo Trigbelin che nacque appunto allora presso il liceo. Tra l'altro ho avuto anche la fortuna di partecipare al primo scambio che la UNESCO. Grazie, buongiorno a tutti. Il Comune di Cuneo partecipa volentieri a questa chiusura di un anniversario così importante. Fisicamente sono io qui presente, ma lo fa con il sindaco Federico Boni, con la giunta e il consiglio comunale. È una piccola riflessione, questo noi parliamo e pensiamo all'UNESCO come salvaguardia del patrimonio dell'umanità, normalmente lo pensiamo come patrimonio materiale, i paesaggi, ma il patrimonio è anche il patrimonio immateriale, cioè le persone, le idee. Prima di dirvi poche parole, come dovrò dire, di inviare i nostri auguri più sentiti e di cuore alla professoressa Boenda. La professoressa Boenda è un nostro patrimonio, perché come c'è un patrimonio UNESCO per il mondo, c'è un patrimonio Boenda per la nostra città. Perché quando si parla di UNESCO ormai tutti drizzano le orecchie e vogliono entrarci. Abbiate pazienza, non tutto è patrimonio UNESCO. Allora, qualche cosa lo può diventare come patrimonio riconosciuto, il resto è contorno. Allora, la seconda cosa infatti è la richiesta che il nostro convegno. Il saluto più affettuoso e riconoscente soprattutto alla professoressa Maria Boenda, perché lei è il Club UNESCO di Cuneo. Cuneo le deve moltissimo. Cuneo è una città che ha una spiccata vocazione internazionale, ma questa vocazione internazionale Maria Boenda l'ha creata, l'ha incoraggiata, l'ha assecondata, l'ha stimolata con una grinta feroce certe volte. È una donna che non si ferma davanti a un no, di no ogni tanto ne ha incontrati. Fermamente voluto quello che è stato realizzato in questi ultimi 50 anni. E se la... Allora, cosa vuol dire innanzitutto? Che cosa sta dietro all'istituzione dell'UNESCO? Sta un'idea che è anche consacrata molto efficacemente nell'articolo 11 della nostra Costituzione. E a un certo punto si dice: l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie per assicurare un ordinamento che garantisca la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali volte a tale scopo. Questo è l'articolo 11. Questo è precisamente quello di cui parliamo oggi, in un campo specifico. Popoli dichiarano due punti a capo. Che siccome le guerre cominciano nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che le difese della pace debbono essere costruite. Vedete che ragionamento semplice e ambiziosissimo. Cioè si veniva da tempo, l'UNESCO ha promosso la convenzione del 1954, convenzione dell'AIA del 14 maggio 1954 sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati, non la conosce nessuno, ma è il primo strumento normativo al mondo
che porta una definizione di beni culturali molto dettagliata e che prevede tra l'altro che i beni culturali debbano essere protetti, indicati con un simbolo, un emblema di protezione, una croce di Sant'Andrea bianca, azzurra, avete mai vista? Si dice che l'Italia detenga il 70% del patrimonio culturale dell'umanità. In Italia c'è una sola città che espone questo simbolo di emblema di protezione, ed è la città di Pitigliano, provincia di Grosseto. L'ONU in prima linea per raggiungere certi obiettivi. E Dag Hammarskjöld ha risposto così: si ricordi che l'ONU non è stata creata per portarci al paradiso, ma per salvarci dall'inferno. E a questo punto passo la parola al professor Demino. Individuare alcuni punti, secondo me, strategici, focali dell'attuale ruolo e delle attuali problematiche. Molte cose sono già state evocate. L'idea fondante dell'UNESCO che si debba partire dalla mente degli uomini per far progredire l'umanità, per salvare l'umanità dal baratro dell'inferno, della guerra. Ecco, io leggo questo dato strutturale dell'UNESCO come un dato anche di prevalenza della cultura su tutti gli altri valori. Ecco quindi un punto ulteriore, il ruolo specifico che l'UNESCO ha avuto in materia culturale per quella che è la salvaguardia della diversità culturale, che è formulata nella Convenzione del 2005, che ho qui, ma chiaramente adesso non facciamo un'esegesi del testo, però il concetto non è cultura, come dire, in senso facile, in senso troppo intuitivo, è il concetto di cultura come forma di espressione culturale in tutte le sue possibili articolazioni. Che mi ha aiutata a partecipare a questa mattinata e non penso per le mie qualità di esperta nelle cose dell'UNESCO, ma probabilmente per aver partecipato alla realizzazione di alcuni progetti che erano sotto l'egida. Nel 72 inizia il progetto di protezione del patrimonio culturale e naturale dell'umanità, che è perché noi siamo sulla Terra, l'atmosfera, una magnetosfera, e quando ci sono dei disturbi in questa fascia, e includendo lo scambio di pubblicazioni, oggetti di tipo artistico, di interesse scientifico e altri materiali di informazione. Quindi è un chiaro statement di questa cooperazione, questo scambio, sia di persone, sia culturale. Io faccio un rapido riferimento alla Presidente Buella, inesorabilmente, non per esprimere direttamente l'amicizia che lei lo sa, ma per mettere in evidenza due cose. Ci siamo sentiti telefonicamente, le materie più parli per ultimo, perché vorrei tanto che contestualizzassi i discorsi che si fanno, che si sono fatti in precedenza. Questo però io vorrei cogliere una frase del professor Greppi, che dice: c'è ancora molto da fare. E io vorrei appunto puntare l'attenzione su quanto si potrebbe ancora fare. Anche perché, come di nuovo alcuni di voi sanno, il FAI ha pensato di dialogare con l'UNESCO in Piemonte, perché il FAI ha pensato di non dedicarsi più al castello, alla chiesa, al campanile, ma di dedicarsi a dei progetti territorializzati. La prima globalizzazione, che è in crisi strutturale, inesorabilmente noi andiamo verso una seconda globalizzazione fatta di reti, ma sappiamo che le reti ci sono perché ci sono i nodi. Per vincere
per rimanere nel globale, essere competitivi in questo globale, dobbiamo valorizzare le nostre identità. Non ci sono alternative. L'economia è giunta a questo, certamente non l'economia tradizionale che vive con i modelli matematici, ma gli economisti consapevoli dicono: con questa crisi strutturale si aprirà, va aprendo, ci si vorranno dei piani, una seconda globalizzazione che rivaluta assolutamente i territori.